Buonasera. Le scuole medie Parco e Cavedoni, grazie al contributo del Rotary Club Sassuolo, hanno installato all'ingresso dei propri plessi scolastici due fontanelle di acqua potabile. Un'iniziativa che ha come obiettivo quello di arrivare ad una progressiva eliminazione delle macchinette erogatrici di bottigliette di acqua, a favore dell'utilizzo di borracce da riempire, per l'appunto, con l'acqua delle fontanelle, in modo da risparmiare plastica. Presenti ieri all'inaugurazione il presidente del Rotary Club di Sassuolo Felice Di Palma, il coordinatore per il Rotary del progetto Emilio Galavotti, i dirigenti scolastici Maria Cristina Grazioli ed Antonio Tarolla e l'assessore alla pubblica istruzione Alessandra Borghi. Il Teatro Carani si apre anche alle scuole del territorio. Il contenitore culturale sassolese infatti in questi giorni sta ospitando alcuni spettacoli dedicati agli studenti sassolesi. Scopriamo di più nell'intervista all'assessore Alessandra Borghi. Assessore, il teatro come casa per tutti i sassolesi, oggi una cosa speciale, comincia un percorso dedicato alle scuole. Oggi le scuole medie, poi seguiranno le scuole primarie e poi seguiranno addirittura le scuole dell'infanzia. Esatto, siamo molto felici di poter veramente cominciare questo percorso al quale tenevo veramente tanto. C'è stata l'inaugurazione di questo bellissimo teatro che è stato riportato, diciamo, a una bellezza ancora direi meglio di come lo era all'inizio, e è molto importante che i nostri ragazzi, i nostri bambini vivano il teatro, perché il teatro, come ho detto prima anche a loro, è come un insegnante in più, veramente, perché tanti dei nostri studenti fanno anche attività di teatro, cominciano, ed è una cosa veramente importante per la propria formazione. Oggi abbiamo le medie con uno spettacolo che si chiama Esercizi di Fantastica, tra l'altro sono tanti i nostri ragazzi, per cui è in doppio turno, e adesso è cominciato il primo spettacolo, alle 11 comincerà il secondo con il cambio di tutti gli studenti, quindi insomma anche un'organizzazione che ci ha impegnato molto, perché abbiamo provveduto proprio a gestire l'organizzazione delle sedute, del teatro, delle posizioni, in modo che non ci siano problemi né di sicurezza né di ordine. Sono, come dicevo, felice e dopo continueremo lunedì e martedì con le scuole elementari e a maggio con le scuole materne, con spettacoli sempre adatti alla loro età, che sono stati scelti appositamente dalla direzione del teatro. Mi auguro che questa sia un'esperienza che possa continuare, che anche le famiglie ne capiscano l'importanza, e quindi quando ci saranno anche spettacoli per loro, per le famiglie che partecipino con i ragazzini, i bimbi, quelli che saranno appunto quelli indicati come età dello spettacolo, e mi auguro davvero che questa cosa sia solo l'inizio e possa continuare. Portare a teatro gli adolescenti e addirittura i bambini piccoli vuol dire assicurare al teatro, se questo entra dentro di loro, anche un futuro. Certo, un futuro che speriamo continui come è iniziata l'inaugurazione quest'anno, con tanta aspettativa, con tanta partecipazione, quindi cercheremo proprio di fare in modo che questo accada, ma come dicevo prima, tante sono anche le insegnanti che sono già impostate, già preparate, già predisposte a fare attività di teatro, quindi penso che questo possa continuare. Per l'amministrazione è stato uno sforzo un pochettino così impegnativo, perché comunque volevamo assolutamente che queste prime rappresentazioni fossero gratuite, quindi abbiamo dato un contributo alla Fondazione del Teatro affinché questo avvenisse. In più stiamo organizzando tutti diciamo, i trasporti. Stamattina ci sono le medie, sono grandini, vengono a piedi, ma lunedì, martedì e anche per le materne chiaramente ci saranno tutti i trasporti da organizzare. Anche questo è stato uno sforzo abbastanza impegnativo, ma che abbiamo fatto e che facciamo molto volentieri. L'associazione STED insieme a Fridays for Future Sassuolo organizza la terza edizione di Temple Green, la primavera del pensiero, festival sul tema ambiente e sostenibilità, in programma per il 13 e il 14 aprile al Parco Ducale. Sono previsti due incontri scientifici, due spettacoli teatrali, attività per bambini, musica dal vivo, bancherelle di artigianato ecosostenibile ed altro ancora. Ed ora la nostra pagina sportiva. Le
La Champions League di calcio amputati per la prima volta si terrà in Italia e sarà ospitata a Sassuolo. La manifestazione sportiva è in programma dal 19 al 23 settembre allo Stadio Ricci e al Mapei Football Center. L'organizzazione sarà a cura del Vicenza Calcio Amputati e del Sassuolo Calcio. In gara per il titolo ci saranno 8 squadre, l'unica italiana sarà il Vicenza, formazione campione d'Italia 2023. Questo weekend torna in campo Caracol Sassuolo. Domani la formazione di Francesco Pupo Dall'Oglio sarà impegnata nel derby sul campo di Modena Volley. I sassolesi al momento si trovano al secondo posto in classifica a meno uno da Viadana, capolista del girone D di Serie B, che però ha giocato una gara in più. E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione. Sassuolo oggi TG torna lunedì. Buona serata e buon fine settimana.